Quali sono gli scandali d'Albano dopo le elezioni, se ci puoi narrare un po' in ordine cronologico quello che è accaduto qui? Allora, diciamo che siamo subito partiti benissimo ad Albano, decisamente in salita. Praticamente il risultato elettorale ci ha visto, dopo il primo turno, dato che abbiamo avuto i due turni di elezione, come la seconda lista più votata, quindi con 1996 voti contro i 2900 qualche cosa del PD e tutti gli altri a seguire, quindi oggettivamente un risultato molto, molto importante. Non siamo arrivati al ballottaggio perché chiaramente noi non stiamo in coalizione, non facciamo alleanze, e quindi era ovvio che non riuscissimo in questa operazione. Ma nonostante questo ci siamo, diciamo, adoperati affinché le cose avvenissero con termini di legalità. Perché dico questo? Perché dopo i risultati del ballottaggio, quando c'è stata l'assegnazione definitiva dei seggi, il magistrato del seggio centrale ha ritenuto, diciamo, di seguire delle interpretazioni della norma che hanno visto improvvisamente una ripartizione, se non altro singolare, diciamo così, di quelli che sono i seggi, perché ha fatto tutti i conteggi sulla base del risultato del secondo turno e quindi degli accorpamenti che ci sono stati fra le varie liste nel secondo turno, piuttosto che, come prevede il regolamento e la norma, sulla base dell'esito del primo turno. E quindi in questo modo delle liste che avevano avuto un risultato oggettivamente molto inferiore al nostro si sono ritrovati con due consiglieri in rapporto a noi, che invece ne abbiamo in questo momento soltanto uno. Questa cosa ci ha spinto, dopo ovviamente aver consultato qualcuno che ha letto i numeri, insomma, e dato sostanziato quelle che erano le nostre perplessità, a presentare un ricorso al TAR contro appunto l'assegnazione dei seggi, e siamo piuttosto fiduciosi e ottimisti che questa cosa vada nel senso dovuto. Dicevo appunto che per noi la cosa importante è il rispetto della legalità, perché nonostante non ci riguardi direttamente, abbiamo sollevato il problema che in qualche modo potrebbe coinvolgere anche delle altre liste che sono state, sempre secondo questa singolare ripartizione, penalizzate come la nostra rispetto al numero dei consiglieri espressi. Quindi l'importante è che le cose vengano fatte come debbano essere fatte, a prescindere da chi ne trae vantaggio alla fine. Tutto questo si inserisce in un quadro piuttosto preoccupante, perché è notizia delle ultime settimane che ci sono delle indagini in corso a carico di alcuni esponenti della maggioranza. Non si tratta di semplicemente di avvisi di garanzia, ma ci sono state delle perquisizioni a casa di alcuni consiglieri, dove sembrerebbe che siano anche stati trovati dei materiali piuttosto compromettenti, e l'accusa a carico di questi consiglieri è compravendita di voti, quindi voto di scambio ai fini di, queste sono le dichiarazioni virgolettate dei carabinieri, diciamo che hanno condizionato in modo importante l'esito del ballottaggio. Quindi questo è quello che dalla stampa stiamo apprendendo in questi giorni. È caduto un silenzio tombale sul Consiglio Comunale, non si riesce ad avere altre informazioni. Come opposizione, quindi tutta l'opposizione insieme, ha richiesto un Consiglio Comunale straordinario proprio per chiedere conto al sindaco rispetto ai gravi fatti che stanno accadendo. Quindi siamo in attesa che questo Consiglio Comunale venga convocato e di capire meglio appunto qual è e come si pone il sindaco rispetto a questa situazione. Di sicuro ad Albano c'è un'emergenza sulla legalità, ma questo mi pare che sia un po' il panorama generale del nostro paese ultimamente.
Allora, praticamente quello che noi contestiamo è che è stato calcolato per l'assegnazione dei seggi il coefficiente sulla base dell'esito del secondo turno, quindi si sono sommati i voti degli accorpamenti del secondo turno invece di rispettare quello che prevede il regolamento e quindi l'esito del primo turno. In questo modo, da che diciamo, noi dovevamo avere due o tre consiglieri, questo chiaramente diciamo, è da stabilire, ma comunque ci ritroviamo con un unico consigliere in questo momento, quindi sono stata eletta soltanto io, e invece i due a seguire, che sono Maria Elena Labanca e Daniele Gramolelli, i più votati della nostra lista, che presumibilmente dovevano entrare in consiglio, oggi non ci sono, a favore di altre liste che hanno avuto un risultato decisamente meno significativo. Questo è quello che sta succedendo, è per questo che abbiamo sia presentato il ricorso al TAR che un esposto penale alla Procura della Repubblica, proprio perché si chiarisca se ci sono state pressioni indebite o comunque atti irregolari che hanno portato a questo tipo di assegnazione, e invitiamo tutti quanti a divulgare l'informazione, a far sapere quello che sta succedendo e, se volete, a sostenerci anche per il ricorso. Quindi potete seguirci sulla nostra pagina, dove ci sono tutte le indicazioni anche in questo senso. Grazie.